Salve, oggi parlerò del metodo scientifico del doppio cieco. Che cos'è il metodo del doppio cieco? È un metodo che, in particolare in medicina, tende a stabilire se una certa sostanza si può chiamare farmaco oppure no. Ovvero, tende a stabilire quali sono gli effetti di una sostanza. Gli effetti di una sostanza. Quindi, per verificare se una sostanza ha un effetto positivo o negativo, ma ha comunque un effetto sul corpo, si utilizza il metodo del doppio cieco, che funziona così. C'è un doppio cieco, quindi il primo cieco, cioè il primo medico che non vede quello che fa il secondo medico non vede quello che fa il primo. Cosa fa il primo medico? Prende la sostanza che chiamiamo farmaco per semplicità e la mette dentro una boccetta che etichetta con A. Poi prende un'altra sostanza neutrale che chiamiamo placebo, per esempio acqua, e la mette in un flacone che chiamiamo B. Fa questo lavoro qui. Dice che il farmaco è A e l'acqua è B. Prepara un flacone A e prepara il flacone B. In più allega il protocollo. Cos'è il protocollo? Il protocollo è il modo in cui deve essere applicata quella sostanza affinché risulti efficace o comunque abbia un effetto. Il medico che va poi in corsia a applicare il contenuto del flacone non sa assolutamente nulla di quale dei due è il flacone con, diciamo, il farmaco e qual è invece il flacone con l'acqua colorata. Non lo sa. Prende il suo flacone A, ad esempio, e inizia ad applicare il protocollo ai suoi pazienti. Un altro medico prende il flacone B e inizia ad applicare questo protocollo ai suoi pazienti. E così via, spesso anche per centinaia o migliaia di pazienti. Alla fine ci sono due tipi di risultati possibili. Un risultato che assomiglia a una cosa del genere. Le percentuali di, chiamiamole guarigioni, ma la percentuale di pazienti che ha subito un effetto previsto tramite l'applicazione della sostanza A con questo protocollo e della sostanza B con quello stesso protocollo è identica pressappoco. Se abbiamo una situazione del genere, il farmaco non è efficace, cioè non ha conseguenze misurabili sull'organismo. Se invece la situazione risulta una cosa del genere, cioè la sostanza A, il farmaco, provoca una percentuale di guarigioni molto superiore alla sostanza B, allora diciamo che questo farmaco è efficace o comunque provoca un effetto nei pazienti. Spesso si sente in giro che quella particolare medicina o quel particolare rimedio non si può misurare con il metodo del doppio cieco. Quindi significa che non ha effetto sui pazienti. Perché se avesse un effetto sui pazienti sarebbe diverso che prendere acqua calda, ok? O acqua fresca, o un placebo, o zucchero, che spesso anche è efficace per certe cose. Quindi, se quella sostanza particolare non è misurabile come effetti con il metodo del doppio cieco, ovvero abbiamo una situazione praticamente del genere, non si capisce per quale ragione invece di dare quella sostanza, magari anche costosa, non si dia un po' d'acqua. L'effetto è uguale.
Se si dice ma dipende da come si dà, si scrive nel protocollo. Si dice nel protocollo, guarda che questa sostanza va data in questo modo, allora è efficace. Ma se seguendo il protocollo si ottiene sempre una roba del genere, si può dare l'acqua fresca in quel certo modo e si ottiene lo stesso risultato. Questo ovviamente se si dice che quella sostanza, quel rimedio o quel tipo di applicazione ha un effetto. Ogni effetto deve essere misurabile. Si può misurare. Anche semplicemente un effetto psicologico si può misurare. Se però non c'è differenza tra quella sostanza e un placebo, sarà la bravura del medico, sarà l'umanità della persona che ti ha accanto, che ti fa sentire meglio, ma è assolutamente indipendente dalla sostanza. Questo è il metodo del doppio cieco, che è il metodo più semplice e più ragionevole per verificare numericamente l'efficacia di una sostanza. Poi può accadere che in una situazione del genere queste percentuali di guarigione, di effetto positivo, arrivino quasi al 100%? Può anche succedere. Per esempio, se, che so, ci sono, se io dico che questo farmaco, questa mia sostanza, guarisce la tristezza. Posso dirlo. Ci sono dei psicofarmaci che hanno degli interventi sull'umore, quindi posso dire che questo particolare farmaco migliora diciamo, il morale delle persone. Se il morale delle persone, già con il fatto che c'è un medico che gli dà qualcosa e se lo considera, migliora, allora effettivamente fa bene già, fa bene curare una persona, averne cura, fa bene il protocollo. Ma potremmo anche dargli l'acqua fresca. Quindi il doppio cieco è un metodo scientifico e anche molto ragionevole per verificare l'effetto di un farmaco. Se il farmaco non ha effetti, non si può definire un farmaco né più nemmeno come un placebo, per cui non si capisce per quale motivo dovrei comprare un farmaco di quel tipo. Se invece si sostiene che ha un effetto, questo effetto è misurabile, perché gli effetti sono tutti misurabili, e soprattutto se si sostiene che quel tipo di sostanza guarisce, migliora il fisico, sono tutte cose misurabili e si misurano tutte con una prova del doppio cieco. Grazie.